in collaborazione con Osteria con Cucina Ai Quei di Barete, a Tricesimo, aperti a pranzo e a cena da mercoledì a domenica. Cumini Immobiliare di Federico Cumini, professionalità e competenza, l'agenzia immobiliare a Tricesimo in piazza Garibaldi 3, immobiliarecumini.it. Amici di Udinese TV, come vi dico sempre, mettetevi comodi comodi, buttate il telecomando, perché anche oggi vi racconteremo una puntata speciale di In Comune. In questo momento ci troviamo a Tricesimo. Ringraziamo il sindaco per averci aperto le porte di Tricesimo. Cos'è per lei Tricesimo? Ma Tricesimo è, diciamo così, il paese dove non sono nato, perché sono nato in un comune vicino, ma è il comune, diciamo così, dove ho vissuto, diciamo così, la mia adolescenza, ho giocato a calcio e poi sostanzialmente è il punto di riferimento un po' anche di tutti i comuni della zona della prima cerchia collinare nord di Udine. È sempre stata una cittadina di riferimento per tutti i giovani e meno giovani, e lo è tuttora. Noi come amministrazione comunale cerchiamo sempre, ecco, di poter valorizzare, implementare e arricchire tutte quelle che possono essere le potenzialità sul piano culturale, sul piano, diciamo così, delle opportunità enogastronomiche, delle attività associative che richiamano anche gli abitanti dei comuni vicino. Quali sono i punti di interesse da visitare a Tricesimo? Punti di interesse, diciamo così, sono senz'altro la rete delle chiesette votive, che è numerosissima qui a Tricesimo. Oltretutto sono chiese che sono state restaurate in parte dopo il terremoto, in parte nei decenni successivi, sono tutte dotate di affreschi importanti, la gran parte, ecco, del pittore Giampaolo Tanner. Però c'è anche il castello Montegnacco Valentinis, che è stato restaurato anche questo dopo il terremoto, e un'altra serie di importanti ville del 700 e 800 che sono state costruite appunto in questa prima cerchia collinare nord di Udine come ville di villeggiatura delle ricche famiglie udinesi. Un aggettivo per descrivere i cittadini di Tricesimo, un aggettivo per descrivere i commercianti di Tricesimo? Ma diciamo così, i cittadini sono persone accoglienti e desiderose appunto di poter mostrare le bellezze della propria cittadina. I commercianti, oggi come oggi, potrei dire che sono delle persone coraggiose che stanno resistendo a un momento molto difficile del commercio, soprattutto nella nostra realtà tricesimana, che soffre un po' la presenza dei grandi centri commerciali tra Udine appunto e Tricesimo, ma che danno il meglio di sé e hanno cercato appunto di implementare anche le innovazioni delle proprie attività, assicurando appunto una presenza che continua comunque ad esserci importante. Tricesimo è molto attiva grazie anche alle sue associazioni. Ma senza dubbio, qui ce ne sono una trentina, alcune forse sono meno attive di altre, ma ce ne sono una decina in particolare che sono molto attive e che consentono all'amministrazione comunale di poter utilizzare anche il loro impegno, la loro attività per tener vicino anche sia i giovani sul piano sportivo, sia le persone più mature sul piano sociale e culturale, e quindi far vivere al meglio la nostra cittadina. Caro Francesco, visto che cercavi casa, ti ho portato a Tricesimo in via 11 febbraio numero 42 dagli amici dell'agenzia immobiliare Cuore, e tra poco ci daranno il giusto consiglio per le tue esigenze. Caro Giorgio, oltre 30 anni fa hai iniziato a fare questo lavoro. Insomma, raccontaci qualcosa di te e perché hai iniziato a fare questo lavoro. Sono partito appunto con questa attività nel 1988. Lavoravo con un'impresa di costruzioni stradali e ferroviarie. Mi mancava il rapporto umano, il contatto con le persone, con la gente,
e ho scelto questa attività proprio per questo motivo. Attività che mi ha dato subito soddisfazioni, anche perché i tempi a quell'epoca lo permettevano. Senti, parlami un pochettino di Abitudine e anche del gruppo immobiliare Cuore. Abitudine è nata nell'88, ha avuto una serie di evoluzioni, ho cambiato qualche sede, ma sempre, diciamo così, in centro a Udine. E 11 anni fa, è nato appunto un progetto cuore. Un progetto che con 10 agenzie ci siamo messi appunto insieme, in tempi ancora non sospetti, proprio per dare delle risposte più puntuali, più precise, più veloci ai nostri clienti. Un grande lavoro di squadra, quindi, per ogni tipo di servizio immobiliare, ma è vero che trovate casa a tutti? Cerchiamo di trovare casa a tutti, è inutile dire che abbiamo la sfera di cristallo o comunque la bacchetta magica. Siamo comunque una grande forza perché siamo uniti. I clienti in questo periodo cercano il nuovo e lo stabile da ristrutturare oppure l'usato? Comunque l'interesse è focalizzato sul vecchio, sull'immobile da ristrutturare. Per adesso non ci sono ancora risposte ben precise da parte delle norme, delle leggi, e per cui c'è un po' di titubanza su questa ricerca. Si cerca però anche l'appartamento recente che risponda a una classe energetica abbastanza alta. Ogni casa ha un cuore, voi lo fate battere naturalmente. Per farlo battere cosa ci vuole? Passione. Cerchiamo di trasmettere questa nostra passione anche ai nostri clienti. Caro Giampaolo, intanto è un piacere conoscerti. Abbiamo conosciuto il tuo amico socio, Giorgio. Insomma, come nasce questa grande amicizia? Nasce un po' da un'esigenza di entrambi di trovare un partner che sia compatibile. Lui è rimasto solo nell'ufficio di Udine, io sono rimasto solo nell'ufficio di Tricesimo in quanto il mio vecchio socio, per ragioni di anzianità, diciamo, è andato in pensione, si è ritirato, per cui io ero rimasto solo. Ci siamo un po' incontrati, abbiamo visto che le nostre concezioni di lavoro sono abbastanza simili, per cui dopo un po' di fidanzamento, come si dice, abbiamo deciso di fare una società. Diciamo che questa rete di professionisti rende unico il gruppo Cuore, una realtà veramente importante su tutto il panorama regionale. Il gruppo Cuore è una grande realtà. Siamo riusciti nel corso di più di 10 anni ormai a creare un bel gruppo. Un gruppo che ha ambizioni e visione comune. E questo ci ha permesso di andare avanti bene. Caro Giorgio, naturalmente prima di lasciarci devo chiederti una cosa per Francesco, perché Francesco non può metterci la voce, però Francesco cerca qualcosa immersa nel verde, non tanto grande perché gli potrebbero bastare circa 150 metri quadri, e ha una moglie esigente. Cosa gli possiamo consigliare e dove? Chiedo a Francesco che mi mandi sua moglie, così parliamo direttamente. Francesco, da Tricesimo ci siamo sposati a Reana del Royale, tra poco conosceremo il grande mondo Trevisan Sanitaria. Caro Simone, ci troviamo a Reana del Royale, Trevisan Sanitaria. Quando nasce e perché nasce? Nasce a dicembre del 2014, da un'idea, diciamo, mia, amando il mio lavoro, volevo, diciamo, realizzare un'attività in proprio, la gestiamo io e mia moglie, quindi un'attività di famiglia di cui siamo chiaramente orgogliosi a 6 anni di distanza. Quali sono i servizi di Trevisan Sanitaria e quali sono i prodotti che vendi? È un negozio di articoli ortopedici, di conseguenza abbiamo tutto quello che serve per la salute delle persone, dalle carrozzine alle stampelle, ai busti, a calze elastocompressive, tantissime calzature, abbiamo 7 aziende diverse e poi tutto quello che può servire, diciamo, discorso benessere, ecco, elettromedicali anche soprattutto. Parlando di benessere, iniziamo dalla postura. Quanto importante è la postura? La
postura è molto importante, soprattutto per le persone che stanno in piedi tutto il giorno, quindi andiamo a vendere magari dei plantari standardizzati, soprattutto per le persone che magari hanno le antinfortunistiche, che sono chiaramente delle scarpe che causano sempre parecchi problemi, poi per le casalinghe stesse che magari non si rendono conto che una ciabatta tenuta 14 ore al giorno è importante. Sappiamo che da voi possiamo trovare una vasta scelta di calzature. Dalle cose magari un attimino più carine come la Dr. Scholl, per andare alle cose più tecniche che possono essere le Cossani, la Podoline, la Podartis e altre aziende ancora. E naturalmente se c'è una cattiva postura abbiamo problemi anche di insonnia cervicale, di stress, qui cosa ci consigli? Passiamo comunque, non dico metà giornata nel letto, ma quasi, di conseguenza dormire bene è importante, quindi andiamo magari su dei cuscini cervicali che possono essere anatomici, con dei materiali particolari nuovi che adesso sono, diciamo, rivoluzionari, e poi abbiamo magari anche dei tappetini con una digitopressione che aiutano a rilassare la muscolatura magari prima di andare a dormire. Grazie a tua moglie che si occupa di questo, avete una linea intima particolarissima per donne in gravidanza, per donne che devono allattare e anche per altre patologie. Noi abbiamo appunto una grossa linea di intimo che è la Nita, che è un'azienda tedesca di cui si occupa appunto mia moglie Elisa, ed è una linea che spazia un po' su tutto quello che riguarda appunto l'intimo, dall'intimo tecnico per le donne che purtroppo hanno avuto dei problemi, anche i costumi stessi, quindi anche lì abbiamo la possibilità appunto di andare a inserire delle protesi in questi costumi, e in più abbiamo appunto reggiseni sportivi e tutto quello che riguarda anche taglie forti. Da voi possiamo acquistare e anche noleggiare tantissimi dispositivi come quello della fototerapia. Abbiamo questa possibilità, siamo davvero in pochi ad averlo, si chiama Bioptron, è un macchinario eccezionale soprattutto, diciamo, sulle ferite e sulle problematiche della pelle, e in più abbiamo chiaramente i classici prodotti a noleggio, che è il letto ortopedico elettrico, le carrozzine, i deambulatori e anche altri prodotti sempre inerenti, chiaramente le stampelle e anche la magnetoterapia. Simone, come possiamo contattarvi e dove possiamo venirvi a trovare? Allora, noi siamo Ariana del Royale in via Celio Nanino, nel complesso del centro commerciale Diana, e siamo aperti dal lunedì al sabato dalle 9 a mezzogiorno e mezzo e dalle 15 alle 19 pomeriggio. Abbiamo il sito internet www.trevisansanitaria.it. Caro Simone, da voi possiamo trovare anche le mascherine chirurgiche pediatriche? Sì, le abbiamo trovate dopo lunghe ricerche, sono delle mascherine chiaramente più adatte al viso del bimbo, che è chiaramente più piccolo. Le abbiamo blu per i maschietti e rosa per le femminucce, oltre chiaramente a quelle per adulti che ne abbiamo in quantità importanti visto il momento. E da Ariana del Royale ci trasferiremo in un altro luogo magico del Friuli Venezia Giulia. Rimanete con noi. Caro Francesco, ci troviamo a Butro, siamo in via Roma numero 23. Tra poco conosceremo il salone di Cristina. New look. Raccontaci un attimino intanto come nasce la passione per i capelli. Beh, ovviamente è nata da bambina, quando appunto ho iniziato a pettinare le bambole, le Barbie, la mamma. Quando nasce questo salone? Allora, questo salone nasce nel luglio del 1999. E non in questa sede, ma in un'altra sede, sempre qui a Butrio. E invece qui ci siamo trasferite un anno fa, più o meno, a giugno dell'anno scorso, del 2019. Sappiamo che nel tuo salone fai tantissimi trattamenti, inizia a parlarmi di quelli speciali. Facciamo una vasta gamma di trattamenti, il classico taglio, le permanenti, i colori. Ci piace anche trattare il ramo curativo, abbiamo comunque anche il lato estetico, quindi trecce, treccine, acconciature, tutto quello insomma che si fa in un salone di parrucchiera. E naturalmente anche i colori, gettonatissimi soprattutto in questo periodo. Sicuramente, soprattutto questi colori fluo, il fucsia, il verde, il blu, l'azzurro, una vasta gamma di colori fluorescenti, quello sì. Sappiamo che il tuo lavoro negli ultimi anni ha subito una grandissima evoluzione, partendo dai prodotti ma anche dalle attrezzature che si utilizzano. Sì, sicuramente nell'arco degli anni si è evoluto comunque tutto a livello di attrezzature, di prodotti. Ho valutato di seguire un'azienda prettamente italiana, si chiama L'Alter Ego, è un'azienda appunto dove ha prodotti a livello naturale e dove appunto ti dà la possibilità di cambiare colore, di cambiare struttura del cappello, curare il cappello soprattutto. Romina, mi dicono che sei molto ma molto pignola. Sì,
Insomma, questo è un pregio per il tuo lavoro? È un pregio e anche un difetto, sì. Cosa stai facendo in questo momento? La tinta su tutti i capelli e la tonalizziamo sulle lunghezze, ravviviamo tutto. Insomma, cliente fisso, amico, fornitore di Cristina, cosa possiamo dire di questo salone? È un ottimo salone, è tantissimi anni che noi la forniamo, cerchiamo di essere sempre precisi, puntuali, siamo un'azienda sempre disponibile per le esigenze del cliente. Parliamo un po' di questa azienda che dà prodotti totalmente italiani. L'azienda Alter Ego è un'azienda totalmente italiana, è un'azienda che ha come sede operativa principale a San Martino di Lupari, in provincia di Padova. C'è una grande ricerca, ci sono degli spazi a livello di ricerca sempre più progressivi, sempre migliorativi. È un'azienda che conta quasi 500 dipendenti con uno staff sempre innovativo. Cristina, come possiamo contattarvi? Quando possiamo venirvi a trovare? Allora, ci potete contattare tramite telefono allo 0432 674573 oppure tranquillamente anche venendo qui in negozio presso New Look by Cristina, via Roma 23 Butrio. E adesso Cristina cosa si fa? Adesso cerchiamo di renderti più vivace. Cioè, vuoi realizzare i miei sogni? Certo che realizzerò i tuoi sogni. E va bene, proviamoci. Sarà fatto. Cristina, e allora cosa mi hai fatto? Ecco Poma, ha realizzato il tuo desiderio e questo è il risultato. Vediamo. Da Cristina a New Look i miracoli esistono. E qui è già preoccupato anche Ruggero dei Timidi, secondo me. Andrea, non ti preoccupare che a Milano non vengo. Caro Francesco, ci troviamo a Santa Maria La Longa, siamo in via dei Platani numero 2 e tra poco conosceremo il titolare di Lili Marlène, ristorante e pizzeria. Lili Marlène, un ristorante, un mito, una storia. Iniziamo da questa storia, caro Cosimo. Tu sei arrivato in Friuli Venezia Giulia. Siamo arrivati qui nel 2008, con le prospettive, avendo degli amici insomma che già nel mondo della ristorazione, che ci parlano molto bene del Friuli. E niente, abbiamo voluto vivere questa esperienza in Friuli, avendo una famiglia numerosa, sapendo che il Friuli è una regione, diciamo così, piccola, ed è la dimensione delle famiglie numerose. Qui in questo locale c'è proprio c'è l'anima dentro. C'è lo spirito di me, mio, mia moglie e anche adesso dei miei figli che ci vengono a dare una mano, che ci aiutano. Questa passione, questa professione tu la vuoi condividere con tutti i tuoi clienti, perché da Lili Marlène si possono degustare tante tipologie di cucina, ma quella che naturalmente fa grande questo locale è la cucina mediterranea. Sì, noi facciamo una cucina mediterranea molto, diciamo così, colorata e gustosa, tra virgolette un po' partenopea, e di cui principalmente andiamo su pesce, come i scampi che possono essere Croazia, qualche gambero rosso Sicilia, prendiamo il tonno rosso Sicilia da 50-55 kg, sfilettiamo, perché qui ormai abbiamo un zoccolo duro di clientela che non sono più clienti ma sono diventati quasi amici, e c'è un ottimo rapporto di stima e di fiducia reciproca, insomma. Io so che naturalmente nel tuo menù possiamo trovare anche i piatti della tradizione friulana. Io amo questo territorio, tra virgolette. Io quando posso il lunedì la prima cosa che vado in cerca è di trovare qualche trattoria dove si può mangiare un buon frigo, un buon salame con l'aceto e cipolla. Noi nel menù abbiamo un tagliolino a San Daniele, gnocco di zucca in cestino di frigo friabile. Teniamo molto a questo territorio. E tanto è vero, abbiamo intenzione di aprire una trattoria, un'osteria, tipicamente soltanto con prodotti friulani a chilometro zero proprio. Io con mia moglie siamo proprio immersi totalmente in questo mondo dei Friuli. Noi amiamo proprio la regione Friuli Venezia Giulia. Un altro punto forza del tuo ambiente è appunto la pizza, perché tu conquisti tutti i tuoi clienti con i veri sapori della pizza napoletana. Noi facciamo una pizza che si, diciamo così, si avvicina alla pizza vera e propria napoletana. Facciamo l'impasto ancora con la biga. C'è tanto lavoro dietro con il nostro pizzaiolo Vito Antonio. C'è un elemento che caratterizza veramente il locale, questo focolare. Questo è il focolare, la storia di questo ristorante. Questo ristorante, come dalle vecchie storie che ho sentito, è nato in 1970, quindi c'ha 50 anni di storia sua, che si chiamava il focolare. Anche perché su questo focolare cucini le carni a vista, soprattutto le carni di pezzata rossa friulana.
Diciamo che noi con le carni diamo sempre un po' alla ricerca di qualcosa di particolare. In questo momento stiamo usando una pezzata rossa friulana, fiorentina che è costata, sia che filetto e cuberol. Puntiamo sempre su una qualità abbastanza alta. Adesso che abbiamo trovato un macello che sta qui a Basiliano, che riesce a soddisfare le nostre esigenze, perché giustamente vogliamo che la persona che sta a tavola, che mangia una carne fatta qui sulla griglia, sul focolar, che gusta e assaggia un buon sapore di carne come c'era una volta. So che fate anche tantissimi servizi catering. Sì, diciamo che alcune aziende anche qui nella zona, nella ZIU, facciamo asporto a pranzo per alcuni uffici che non si muovono dalle aziende. Abbiamo fatto più di qualche catering in giro. Senti Cosimo, noi ti ringraziamo per questa chiacchierata, quindi ci ritroveremo qui magari per un pranzo o per una cena. Ricordiamo dove siamo. Noi ci troviamo a Santa Maria la Longa, in via dei Platani numero 2, località Crosata, e sarà un piacere avervi qua come ospite quando volete. E voglio ringraziare, che veramente lei è la mia compagna di vita, veramente è quella lei che mi ha dato una spinta a creare questo Lili Marlè. Oggi se Lili Marlè è così, anche grazie a lei. Ed anche per oggi si conclude la puntata di In Comune, quindi vi auguro una buona serata, una buona cena e buona continuazione con i programmi di Udinese TV. Collaborazione con Osteria con Cucina Ai Quei di Barette, a Tricesimo, aperti a pranzo e a cena da mercoledì a domenica. Cumini Immobiliare di Federico Cumini, professionalità e competenza, l'agenzia immobiliare a Tricesimo in piazza Garibaldi 3, immobiliarecumini.it.